Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. In questa puntata vi parlerò delle situazioni di emergenza e dei mezzi di emergenza, di come comportarsi sulla strada in presenza dei mezzi in servizio di emergenza. Cominciamo il vlog. Sigla! Per poter affrontare questo argomento e spiegarvi alcune cose facendovi degli esempi pratici, comincerò col presentarvi un canale YouTube veramente molto interessante ed educativo. È un canale olandese, però su questo canale ogni video ha completi sottotitoli in tantissime lingue, praticamente tutti i video hanno i sottotitoli in italiano, perché non tanto per il discorso dei dialoghi, perché in questo canale quello che vediamo è una telecamera fissata nella cabina di guida di un'ambulanza, mentre questa ambulanza va a svolgere dei servizi di emergenza, ma quello che vediamo che è molto importante con i sottotitoli sono dei trucchi, dei consigli e delle considerazioni che fa il nostro youtuber Robin, che è un autista di ambulanze nel circondario di Amersfoort in Olanda, che durante i servizi di emergenza ci fa vedere alcune cose che succedono sulle strade e ci spiega quali sono i comportamenti da tenere in determinate situazioni di emergenza, ma soprattutto i comportamenti da tenere sulla strada per far capire al conducente dell'ambulanza, in generale al conducente di un mezzo di emergenza, che lo avete visto e che non farete nessun gesto o movimento totalmente inaspettato che potrebbe mettere in pericolo voi stessi e il mezzo di emergenza. Quindi prima di continuare vi segnalo il canale AmbuChannel 112, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, iscrivetevi, è veramente un canale molto interessante. E cominciamo con un dubbio. Il dubbio che è: ma devo chiamare un'ambulanza? Ci sono delle situazioni in cui uno è sicuro che deve chiamare il numero unico di emergenza 112. C'è un grave incendio, c'è una persona che si sente male, c'è una situazione di pericolo, c'è un tizio fuori dal bar che sbraita brandendo un coltello. Beh, sono situazioni nelle quali obiettivamente ti viene naturale pensare «sì, va bene, chiamiamo il numero di emergenza, allertiamo qualcuno, perché non possiamo stare lì a guardare». Mentre ci sono situazioni come «stavo mettendo un quadro, piantavo con il martello dei chiodini molto piccoli, mi è scapolato il martello, mi sono dato una botta e mi sono rotto l'unghia». Beh no, magari in quel caso non è il caso di chiamare un'ambulanza, ok? Ma ci sono dei casi nei quali può venire il dubbio. Che cosa faccio in questo caso? Chiamo un'ambulanza? Chiamo i soccorsi o no? In questi casi, quando viene un dubbio, secondo me la cosa ideale è quella di chiamare il numero unico di emergenza 112, spiegare la situazione ed esprimere il proprio dubbio, e lasciare che possa essere l'operatore del servizio di emergenza a valutare se è il caso di intervenire o meno. Ora, in questo senso io posso farvi un esempio, perché mi è successo tempo fa. Incidente stradale, brutto ma non bruttissimo, due auto che si sono tamponate con una certa violenza. In una delle due auto c'era una ragazza incinta al settimo-ottavo mese. Questa ragazza è scesa dall'auto con le sue gambe, ha detto «tranquilli, mi sento bene, non mi fa male nulla, tutto a posto». Però le abbiamo detto «sì, ma sei incinta, tu dici che ti senti bene ma non sei un medico, io sono un tecnico informatico, posso dire se si sente bene il tuo computer, ma non te. Che dici se comunque ti facciamo visitare da qualcuno un tantinello più esperto?». Quindi ho chiamato il numero di emergenza, ho segnalato «c'è stato questo incidente, la ragazza dice di stare bene, ma è incinta all'ottavo mese, quindi siamo dubbiosi, vorremmo comunque che potesse essere visitata da qualcuno di un attimo più esperto». E naturalmente l'operatore al servizio di emergenza subito mi ha risposto: «Naturalmente! Al massimo i ragazzi dell'ambulanza si sono fatti una passeggiata, ma nel dubbio meglio dare un'occhiata». Ed ecco quindi che il primo video del nostro amico Robin, che vi segnalo, è intitolato appunto «Devo chiamare un'ambulanza?». Video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata. Vedrete due emergenze, una dietro l'altra, due casi di persona che sembra aver perso conoscenza, sembra aver perso i sensi, non risponde. Una è una vera emergenza, l'altra spoiler. Però guardate il comportamento e le spiegazioni che ci dà Robin in questo video, perché secondo me sono molto interessanti, soprattutto la conclusione a cui giunge Robin in entrambe le situazioni è naturalmente la conclusione corretta, quella che nel dubbio
è bene effettuare la chiamata di emergenza e segnalare chiaramente il proprio dubbio, spiegare tutta la situazione e dire «Io ho questo dubbio, perché c'è questa situazione, che cosa fare?» Lasciate che una persona più esperta di voi decida se è il caso di andare a controllare o se vi chiederà prima di fare una determinata cosa, non so, aspetti, provi a scuoterlo, provi a fare questo, provi a fare quello, funziona, va bene, allora lasci stare che mandiamo qualcuno. A questo punto qualcuno ha chiamato un mezzo di emergenza, i vigili del fuoco, un'ambulanza, la polizia, quello che sia, e dietro di voi si avvicina un mezzo in servizio urgente d'istituto. Come indicato dall'articolo 177,2 del codice della strada, il servizio urgente d'istituto in Italia è identificato dal fatto che il mezzo di emergenza stia utilizzando congiuntamente, ossia assieme, il dispositivo supplementare di allarme luminoso a luce blu lampeggiante e il dispositivo supplementare di allarme acustico, tradotto lampeggiante e sirena. Entrate poi qua nel controsenso, perché là c'è il passo stradale. Ok. Allora, ci siamo nel controsenso. Parentesi. In molti mezzi di emergenza, tra le altre cose, la sirena non si può accendere se non è in funzione anche il lampeggiante. Detto questo, quando un mezzo sta utilizzando contemporaneamente lampeggiante e sirena, può temporaneamente non considerare tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del codice della strada, quindi un mezzo in lampeggiante e sirena potrà passare col rosso, potrà ignorare uno stop, potrà, non lo so, procedere contromano, con rispetto degli altri utenti che ci sono sulla strada, con la massima attenzione. Non è che se tu hai un'ambulanza e stai portando una persona a rischio di vita puoi ammazzarne 50 sulla strada, naturalmente, ma che comportamento tenere quando sta arrivando un'ambulanza, soprattutto magari se la strada è stretta, non c'è spazio di manovra, non c'è come farsi di lato. Esempio stupido che non viene considerato da molti. Dietro di me, a 200-250 metri, vedo che sta arrivando un'ambulanza in sirena. Davanti a me, a una cinquantina di metri, c'è una rotonda. La strada è stretta e io devo girare a destra, ma l'ambulanza ha la freccia a destra anche lei, quindi anche lei deve girare a destra. Cosa faccio? Giro a destra e vedo se trovo uno spiazzo? No! C'è una rotonda! Faccio il giro in più della rotonda, anche se devo girare subito a destra. Imbocco la rotonda, la faccio tutta quanta, fino ad arrivare davanti alla strada che stavo percorrendo, in cui c'è l'ambulanza, mi fermo e lascio passare l'ambulanza. Non c'è bisogno di cercare spazio, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, non c'è bisogno di fare nulla. Un'altra cosa molto importante quando si vede un mezzo di emergenza che sta arrivando dietro, che sta arrivando davanti, è far capire al mezzo di emergenza che lo avete visto, che vi state facendo di lato, che comunque farete in modo di non fare nessun comportamento inconsulto, spostarvi sulla destra, poi man mano che si avvicina il mezzo «Ah, c'è uno spiazzo a sinistra!» e di colpo girare la macchina. Queste cose sono pericolosissime. Ecco quindi il secondo video che vi segnalo, che dà veramente moltissimi trucchi interessanti e intelligenti, che fa vedere molti comportamenti funzionali a lasciare spazio a un mezzo di emergenza, e questo video è «Cosa fare quando l'ambulanza si avvicina?», video che lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, avrete sicuramente moltissime cose da imparare. Inoltre, ci sono delle situazioni nelle quali siete magari fermi al semaforo, sta arrivando un mezzo di emergenza e pensate «Ok, devo dare strada al mezzo di emergenza». Questo semaforo ha una corsia per andare dritti e una corsia per girare a sinistra. Voi siete fermi nella corsia per andare dritti e nella corsia per andare a sinistra non c'è nessuno. In questo caso applicate la regola in inglese LOLO «Leave open lanes open». Lascia libera la corsia libera. Se l'ambulanza sta venendo e c'è una corsia libera, non fare nulla! Ma proprio nulla! Se sta arrivando l'ambulanza e ti scatta il verde, ma c'è questa corsia libera, l'ambulanza può prendere o ha già preso la corsia libera, non partire nemmeno! Stai fermo e aspetta che passi l'ambulanza! Non devi fare nulla, perché l'ambulanza ha già il suo percorso! Per capire meglio questo concetto, vi segnalo il video che spiega il concetto LOLO, Leave Open Lanes Open, video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, analizzate bene il comportamento, leggete i sottotitoli, capirete che ci sono delle situazioni
nelle quali la miglior tattica per far passare un'ambulanza è semplicemente quella di non fare nulla e lasciare che l'ambulanza passi. Ci sono anche piccoli trucchi che si possono mettere in atto. Se venite sorpassati da un mezzo di emergenza in sirena, appena il mezzo comincia il sorpasso, rallentate per agevolare il sorpasso. Un'ambulanza sta venendo nel senso opposto, vedete che ha poco spazio di manovra, vuole cercare di fare un sorpasso, ma la strada, come per esempio la strada in cui mi trovo in questo momento, ha solo una corsia in una direzione e una nell'altra. Se venisse un'ambulanza e cercasse di fare sorpassi nella corsia del senso opposto, io comunque cercherei di farmi di lato, oppure entrerei, non so, qui c'è il distributore di benzina, mi farei di lato lasciandogli la mia corsia libera per agevolare il sorpasso. Robin ci consiglia, quando si vede un mezzo di emergenza, per fargli capire che lo si è visto e che si ha intenzione di mettersi di lato, di non fare niente di inconsulto, di utilizzare le frecce, di utilizzare le quattro frecce, di far capire al mezzo «ok, ti ho visto, tranquillo, mi metto di lato e non faccio nulla». È una cosa molto importante, perché ci sono invece situazioni nelle quali possono succedere anche incidenti proprio per via di comportamenti improvvisi o per via di comportamenti inaspettati. L'ultima cosa che si deve fare è avere un comportamento inaspettato mentre dietro di noi o davanti a noi c'è un mezzo di emergenza. Noi sentiamo la sirena, sappiamo che quel mezzo ha un'emergenza, ha urgenza, ha bisogno di passare velocemente, dobbiamo collaborare per consentire a quel mezzo di passare velocemente. Concludo quindi questo vlog segnalandovi l'ultimo video del nostro amico Robin, un altro video molto interessante che è intitolato «Incidente traumatico grave», in cui, come sempre, vediamo una serie di comportamenti da tenere sulla strada, anche una serie di trucchi messi in atto dai conducenti dei veicoli di emergenza in sirena per regolare il traffico in maniera tale che facciano anche quello che interessa loro, per farsi vedere meglio da lontano. Per esempio, non so, il mezzo che tende a allargarsi verso il centro della carreggiata per farsi vedere meglio da lontano, piccole cose che vengono utilizzate, e alcune regole. Quindi, come ultimo video che vi segnalo, appunto, incidente traumatico grave, lo lascio linkato sul doobly-doo sulla scheda. Lui è Robin, il canale è AmbuChannel112, come ripeto il canale è in olandese, quindi i contenuti, quando ci sono dei dialoghi, sono in lingua olandese. Tutto ciò che è importante è sottotitolato, sia i dialoghi, sia soprattutto le curiosità e i trucchi, ci sono sottotitoli in inglese, ci sono sottotitoli in italiano, ci sono sottotitoli veramente in tutte le lingue. È un canale che sta avendo molto successo, soprattutto è un canale in cui ha molto successo la traduzione dei sottotitoli da parte dei fan, per cui merita veramente. Pubblica un video in questo momento che sto girando ogni venerdì. Andate, dategli un'occhiata, iscrivetevi, è veramente molto interessante, è veramente molto educativo, spiega tantissime cose, tanto che io ho finito le schede disponibili, ho pensato di dedicare tutte le schede proprio al suo canale per il tipo di contenuti che pubblica, ma sul doobly-doo vi lascio linkati altri video del canale con delle cose molto interessanti da vedere. Per esempio, un video molto interessante che è intitolato «Dove mi trovo?», che è un modo importante di cooperare con i mezzi di emergenza, con i servizi di emergenza, quando si chiama, cercare di fornire informazioni sulla propria posizione. Una cosa molto utile in Italia, ve lo ricordo sempre, è l'app Where Are You. Piano piano si stanno espandendo le centrali operative che sono compatibili con l'app, e quindi quando chiamate con l'app, subito sul monitor della centrale operativa compaiono i vostri dati, ma soprattutto la vostra posizione GPS, che può essere una cosa veramente importantissima, soprattutto se siete in un ambito extraurbano, su una strada di campagna, in una situazione che è difficile da raggiungere. L'app può essere veramente la differenza tra la vita e la morte nel segnalare una situazione di emergenza, perché potranno raggiungervi i mezzi di emergenza letteralmente al centimetro. Ultima curiosità, sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, in Germania si applica la regola della cosiddetta corsia centrale. I mezzi che sono sulla corsia di sinistra tenderanno a stringersi a sinistra, i mezzi che sono sulle corsie di destra tenderanno a stringersi a destra, creando uno spazio libero al centro dell'autostrada per lasciar passare i mezzi di emergenza. Generalmente questa regola in Italia non la si applica, perché sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, c'è la corsia di emergenza, che può essere appunto utilizzata dai mezzi di emergenza. Detto questo, se avete altri dubbi sulle situazioni di emergenza o sulle chiamate di emergenza, fatele pure nei commenti e cercherò di rispondere a tutti quanti. Io sono Grizzly, questo era Diario di Viaggio on the road, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, vi invito a mettere pollice in alto, condividere il vlog, iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!